La parola di Dio è capace di cambiare tutto. Rispondete ogni giorno alla chiamata di Gesù con cuore vigile e onesto. Papa Francesco è tornato a parlare del tema della conversione alla messa celebrata stamani alla Casa Santa Marta. Traendo spunto dalla liturgia del giorno, il pontefice si è in particolare soffermato su tre chiamate alla conversione: ai tiepidi, ai corrotti e a quelli che cedono alle apparenze. Così ha messo in guardia da quanti vivono nella spiritualità della comodità, dai cristiani nudi, così come da quelli che si credono ricchi ma sono poveri, corrotti, che invece di servire il popolo sfruttano il popolo per servire se stessi, ed ancora da quelli che cedono alle comodità. Io sono di questi cristiani delle apparenze. Sono vivo dentro, la vita spirituale, sento lo Spirito Santo, ascolto lo Spirito Santo, vado avanti Se tutto appaia bene, non ho niente di rimproverarmi. Ho una buona famiglia, la gente non sparla di me, ho tutto il necessario, sono sposato per la Chiesa, sono in grazia di Dio, sono tranquillo. Le apparenze. Cristiani di apparenze, sono morti. A cercare qualcosa di vivo dentro e con la memoria e la vigilanza rinvigorire, questo è perché vado avanti. Convertirsi dalle apparenze alla realtà, del tepore al fervore. Sono due chiamate alla conversione.